Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane, al primo dindon del Gianicolo, Sant'Angelo risponde dindonda. Buongiorno, buona domenica in piazza. Che piazza non è? Siamo davanti alla chiesa di San Rocco, a Gioiosa Ionica, messa in onore di San Rocco, sarà messa solenne. Sono le 9 in punto, la messa comincerà alle 9.30, ve la daremo in diretta, sarà officiata da Don Giuseppe Campisano insieme all'altro sacerdote, a Don Francesco Passarelli. Allora, il primo grazie lo voglio dire all'Associazione dei Commercianti e Artigiani di Gioiosa Ionica, che ci ha dato una grande mano per la messa in onda di questa trasmissione. Lo faccio subito al Presidente Domenico Rescigno. Buongiorno, buona festa. Buongiorno Pino, buongiorno a tutti. Ricambio i ringraziamenti in quanto è stata, diciamo, una cosa comune riuscire a realizzare, e grazie a San Rocco, realizzare questa giornata e questa Santa Messa in diretta mondiale, a quanto pare, e penso che già questo sia un inizio di miracolo, anche perché, come tradizione, di solito è il fedele che arriva in chiesa. Per vari motivi che tutti conosciamo, in questo momento non è stato possibile negli ultimi 2 anni. Stavolta San Rocco, attraverso l'essere umano e la tecnologia, arriva a casa di ogni fedele. Questo per dare un segno della grandezza del simbolo San Rocco, della grandezza della sua potenza per quanto riguarda la fede che ognuno di noi abbiamo. Noi siamo stati solo il tramite, e ringrazio tutti coloro che fanno parte dell'Associazione dei Commercianti, che sono delle persone meravigliose che io in questo momento mi onoro di rappresentare, e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento. Allora, grazie Presidente. San Rocco accomuna un po' tutti, insomma, non solo i gioiosani ma anche nei paesi limitrofi. Il rapporto che un commerciante ha con San Rocco? Il rapporto che ha il commerciante con San Rocco è un rapporto di fede totale, anche perché toglierei il commerciante per mettere l'essere umano. Vabbè, certo, è sottinteso, commerciante nel senso che lei fa parte di un'associazione. Sì, è perché il commerciante poi si spoglia dalla veste ed entra in un mondo completamente di fede, dove dedica la propria attività a San Rocco, dedica le proprie richieste a San Rocco. Quando pensa a San Rocco pensa a cosa chiedere per il figlio, per il caro che è un po', per il caro che è malato, che ha delle richieste fatte, ecco qua, un voto da chiedere a quell'entità che per noi è grandissima. Grazie Presidente. Allora, è un silenzio quasi insolito, no? per questa giornata, festa non c'è, i tamburi magari si apprezzeranno durante il corso della giornata, credo, perché di solito c'era un gran rullo qui di tamburi e il ballo votivo ovviamente. Sì, sì, si allontana Luigi Napoli, lo chiamo subito. Venga qua Luigi, siamo in diretta, grazie Presidente. Allora andiamo sugli amici di San Rocco, è un'associazione in tutta Italia, tutto il mondo credo. E a livello, siamo circa 12.000 tesserati a livello mondiale per il momento, perché noi facciamo parte anche dell'associazione europea Amici di San Rocco. Noi, il nostro gruppo è un gruppo a sé, però siamo aggregati sempre a loro. Un gruppo numeroso, siete tanti, sì. Quanti sì. Siete? Quando siamo partiti eravamo molto di più, eravamo sulle 80 persone su Gioiosa, adesso siamo rimasti un 35 perché gran parte è deceduta di queste persone. Senta, il ruolo, che cosa fate durante l'anno? Noi adesso facciamo, diciamo, ben poco questo fatto della pandemia, però prima comunque ogni mese ci si riunisce qua in chiesa ogni 16 del mese a recitare il Santo Rosario, pregare il Santo. Poi, come ben sai, che abbiamo già comunicato altre volte, ci si protegge a fare beneficenza a chi ha bisogno, a quelle persone più umili, diciamo. Quindi anche un rapporto di beneficenza che si fa con le persone. Sì. Sì, noi tutti gli anni facciamo la festa il 16 agosto,
per scimolare un po' di soldi, facevamo da mangiare, perché tutto quel raccolto che si faceva si dava poi a chi si presentava che aveva bisogno, diciamo. Senti, l'ispirazione del santo traumaturgo di Montpellier. Il santo è qualcosa di particolare, non solo... Intanto stiamo guardando le immagini di una processione, non ci sarà processione, quindi è il repertorio che state vedendo, prego. Il santo, diciamo che giù, qua dal sud Italia, il santo è uno dei santi più venerati dopo della Madonna e San Rocco. Quindi in qualsiasi paese, io sono andato anche al nord, ho girato diversi posti, in qualsiasi posto, anche nel più sperduto, c'è la statua di San Rocco. Noi due settimane fa abbiamo dato anche l'immagine di San Rocco di Acquaro, e anche lì sì, c'è una grossa festa, sì. Là a Palme, sì, a Scilla, a sono feste, la parte tirrenica, sì, sono feste abbastanza grosse, si è venerato tanto. Grazie Gino Napoli, e allora andiamo a ringraziare. Vorrei salutare solo tutti gli emigrati che sono fuori e che ci tengono a San Rocco. Grazie Gino, allora il collegamento è anche con chi sta all'estero, che guarda abitualmente il nostro streaming o i nostri canali, le nostre posizioni che abbiamo sia in Australia, Stati Uniti, Canada, insomma dove c'è la grande emigrazione calabrese, fortunatamente c'è anche Telemia, attraverso un intreccio anche di TV via cavo che ripete il nostro segnale. Devo fare dei ringraziamenti, comincio con ringraziare l'amministrazione comunale che ha reso possibile questa diretta insieme all'associazione commercianti di Gioiosa Ionica. Ringrazio anche Vincenzo Logozzo, il presidente della consulta delle associazioni di Gioiosa, che si è dato da fare per questa situazione, e adesso comincio a ringraziare una a una le aziende che ci hanno dato una mano per essere in onda quest'oggi, a cominciare da Tappezzeria Mari, poi Scarabocchio, la cartolibreria, Mondo Baby di Montanino Maria Grazia, Alimentari Sfara, Pasticceria Piscionelli Francesco, Pino Agostino, Barrescigno, Ferramenta Mittica di Felice Mittica SAS, Auri Caffè, Ferramenta De Masi, Merceria Roberta di Prota Daniele, Il Mille Piedi Calzature, poi Lavanderia La Coccinella, Gioietta di Pisano Fabio e Company, La Serenissima di Walter Lopresti, Eleganza Calzature, Sister Collection, poi Piante Mediterranee di La Rosa Giuseppe, Intimo 2000, Gallizzi Barbara Sei Mio, Gaia Fresco e Surgelati, Le Delizie del Chiosco Ortofrutta, Yogurteria e poi Yogurteria Y888, poi Black and White, Fresh and Green di Maria Cristina Malgeri, Euromoda Ierino, questo c'è prosegue anche l'elenco, ve lo daremo in seguito. Don Francesco Passarelli, eccolo qua, pronto quasi per la Santa Messa che concelebrerà insieme a Don Giuseppe Campisano. Tu sei a Gioiosa ormai da tre anni, come vivi l'essenza di questa festa? Il cuore di questa festa veramente è affascinante nello spirito, perché realmente coinvolge le persone nell'intimo. Quindi intanto auguro buona domenica a tutti, buona festa di San Rocco a tutti i gioiosani nel mondo, a tutte le persone che si collegano con noi attraverso i social, le Telemia che fa questo servizio. È una festa veramente dove si esprime quella che è la bellezza della pietà popolare. Certo, in questi ultimi due anni col Covid abbiamo dovuto contenere molto, come vedi anche posti limitati in chiesa, abbiamo un numero molto limitato, quindi cerchiamo di riuscire veramente a far sì che venga fuori il cuore di questa festa, che l'amicizia con San Rocco, il sentire San Rocco come parte della famiglia, ogni gioiosano sente San Rocco come suo, parte della propria famiglia, della propria casa, quindi ringraziamo veramente il Signore per questo dono, cercando sempre al meglio, come facciamo con tutti, di purificare e di rendere sempre più bello quello che è lo spirito evangelico che vogliamo far passare sempre meglio attraverso la figura di San Rocco. Tu sei di Grotteria, se non sbaglio. Sì, spogliamoci per un attimo dagli alberi, sì, sacerdotali, nel senso metaforico, no? Sì. Raccontiamo questa festa, quando tu eri bimbo ci venivi. Sì, come era la qualcosa, ricordi? La festa centrale del territorio, la Vallata del Torbido, era la festa di San Rocco, era un po', racchiudeva tutto quello che era il cuore dell'estate, no? Con San Rocco un po' si muovevano tutti i paesi intorno, Grotteria, Mammola, San Giovanni, Martone, Marina di Gioiosa, tutti confluivano in questa festa, perché realmente Gioiosa è un po' il cuore della Vallata del Torbido, a livello sì anche sociale, economico, culturale, ma anche spirituale soprattutto. Penso che San Rocco è un punto di riferimento per tutta la nostra vallata.
tra un po' ci sarà la Santa Messa, alle 9.30 rivolgiamoci anche a chi non può venire a Messa perché è ammalato a casa oppure perché ci sono pochissimi posti, anche chi è all'estero. Sì, sì, un saluto di cuore veramente a tutti coloro che sono all'estero, agli ammalati, tanti sono gli ammalati in questo momento che ci seguono da casa, qui è Gioiosa come anche all'estero, ma soprattutto preghiamo per coloro che da tanti anni non vivono questa festa nella città di Gioiosa, chi è in Canada, chi in Australia, chi in America, Argentina, quindi abbiamo ricevuto tanti messaggi in questi giorni di rimanere vicini con la preghiera a queste persone. Vi garantiamo che siamo vicini a voi con la preghiera, vi ricorderemo nella Santa Messa e pregheremo San Rocco perché interceda per voi presso Dio Padre, e buona festa a tutti. A questo punto annunciamo anche la parola di oggi. La parola di oggi è una parola che ci interpella molto, ci dice il Signore di non curare l'apparenza, di non purificare l'esterno, ma di purificare il nostro cuore ogni giorno, di non curare tutto ciò che può apparire bello agli occhi del mondo, ma poi magari siamo putridi dentro, no? Ecco, questo il Signore ci invita a purificare i nostri cuori per donarci realmente a Lui con tutto il nostro amore. Grazie Don Francesco, buona festa anche a te. Grazie a te, di cuore, grazie a tutti voi. Allora, proseguo io l'elenco di ringraziamenti che dovuti da fare per la messa in onda di questa domenica in piazza, quest'oggi da Gioiosa Ionica, per messa solenne per San Rocco. Vi ricordo, non ci sarà la festa, e quindi continuo con Tassone Pasqualina, Gioielleria Macri, Detail Shop di Nicola Sfara, I Frutti del Grano, A Villetta, Fotolodo di Rosanna Marcelli, ed ancora Tappezzeria e Tendaggi Macri, Ontario Place, Tassone Mobili, Murdoch Elettricità, Idraulica di Rocchino Maria Teresa, Eleganza Hyde Beauty di Mesiti Parisi, e poi Primi G Store, G & Go, Fratelli Walter e Corrado Agostino, poi Calzature Rodinò, Le Figaro di Gatto Rocco, Ursino Fiori, FM Ortopedia SRL, ed ancora Calzature Ritorto, Gatto Gelateria Pasticceria, Gatto Bomboniere, Infotech SAS, Mondo Telefonia di Belcastro Catia, Associazione Centro La Famiglia, Fazzolari Graziella, una semplice cittadina che ha voluto, insomma, collaborare a tutti i costi, ci sono stati tanti a dire il vero, e poi a tutti coloro che hanno dato la disponibilità a contribuire per questa mattinata insieme. Aspetto qualcuno dell'amministrazione comunale, e c'è il sindaco, è arrivato il sindaco, buongiorno, il primo cittadino, buona festa di San Rocco anche a te Salvatore. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a voi per essere qui stamattina. Tanto, per cosa, il messaggio istituzionale, ci vedono all'estero, è una gran cosa, no? Il gioiosano che vede il suo santo. Sì, è un messaggio, un saluto a tutti coloro i quali si trovano lontano da Gioiosa, i nostri cittadini sparsi per il mondo. Insomma, quest'anno in questa forma, già diverso dall'anno scorso, stiamo attraversando questo secondo anno di pandemia, e per noi, come sapete, non soltanto per i cittadini gioiosani, ma anche per i cittadini che stanno fuori, gli emigrati, ma in generale molti cittadini anche calabresi, l'ultima domenica di agosto per la festa di San Rocco ed è un momento di grande religiosità e di grande devozione, e anche per noi di grande mobilitazione, di grandi festeggiamenti. Da 2 anni a questa parte abbiamo questa difficoltà, che è una difficoltà globale, e anche noi ci siamo adattati per rispetto delle norme anti-Covid, siamo stati, diciamo, rispettosi delle norme, anche di quelli che devono essere, diciamo, i dettati per contenere l'epidemia, e quindi ci troviamo qui oggi con lo stesso spirito di festa per festeggiare il Santo Patrono, ma allo stesso tempo nel massimo della sicurezza. Vuol dire che il Gioiosano sta vivendo questo momento particolare con la sua festa con grande dignità. Sì, il Gioiosano è molto attaccato, diciamo che da sempre questa festa, diciamo questa settimana, ha rappresentato un modo anche per così esprimere la propria identità, e soprattutto il lavoro che la parrocchia fa quotidianamente è un lavoro che accompagna questa espressione di pietà popolare, e che effettivamente è un segno identitario forte, la festa di San Rocco. E dobbiamo comunque capire come approcciare alla vita quotidiana, anche tenendo conto di quelle che sono
i principi e il portato valoriale delle espressioni di fede e dell'esperienza di San Rocco, che in qualche modo deve essere testimonianza che guida anche gli esempi di vita vissuta quotidianamente. Se il buon Dio vorrà e ne verremo fuori da questa pandemia, dovremmo guardare in prospettiva. È una grande festa perché è un santo che con le malattie, con la peste, ha già avuto a che fare. Sì, in realtà speriamo che tutto ciò possa avvenire presto, ma questo avviene anche con la collaborazione fattiva dei cittadini. E dobbiamo così partecipare tutti quanti, sperare nel bene e soprattutto assumere tutti gli atteggiamenti utili a contenere l'epidemia, e soprattutto anche la vaccinazione è uno strumento utile che non dobbiamo assolutamente rifuggire e sottovalutare, anzi dobbiamo spingere sempre di più verso questa direzione e rifare la nostra vita in sicurezza. Noi speriamo che il prossimo anno si possa, come tu dicevi, fare dei grandi festeggiamenti civili in onore di San Rocco, per poter anche ringraziare di questo evento che speriamo arriverà e spazi via la pandemia. Grazie, grazie Sindaco. Grazie e buon lavoro. Allora vi dico un po' la cronologia degli eventi, perché tra un po' comincerà la Santa Messa, subito dopo il Santo verrà portato qui sul Sagrato e noi aspetteremo proprio per dare conto, per far vedere le immagini del Santo tanto venerato qui a Gioiosa, ma non solo, dar modo anche di farlo vedere all'estero, agli emigrati che sono davvero tanti. Prego, prego, venga pure. Allora, Sfara, che è uno, credo, dei rappresentanti dei tamburi oggi. Un po' buongiorno a te, buona festa intanto. Grazie. Allora, festa in sordina per cause ovviamente di forza maggiore, una festa ridotta, però già un piccolo passo avanti rispetto all'anno scorso, diciamo, si è potuto fare. Ci sono stati dei segnali di ripresa, diciamo, almeno tutti i cittadini, tutto il popolo gioiosano, purtroppo si sa benissimo quello che significa la festa per noi, per quanto sia... Tu sei uno dei suonatori, io no? Sì, faccio parte. Raccontiamo un po' l'esperienza del suonatore devoto. Niente, diciamo che qua Gioiosa, oltre che queste cose del suonatore, del culto di San Rocco, è una cosa antichissima che è incarnata in ogni gioiosano. Quindi fin da piccoli si è portati a suonare il tamburo, a fare il tradizionale ballo votivo. Io spesso ho visto bambini con il tamburo di plastica, insomma, sì, il giocattolo. Sì, è sempre stata, diciamo, la tradizione, diciamo, quando c'era la fiera, ogni bambino aspettava la festa di San Rocco per comprare il tamburo alle bancarelle, ogni bambino aveva il tamburo. Adesso le bancarelle di giocattoli ce ne sono pochi, per i tempi sono cambiati, però ancora questa tradizione è molto, molto forte. I bambini che imitano i genitori, i nonni. Poi si cresce, no? E un adulto come la vive questa esperienza? Si vive, perché anche dal punto, diciamo, non è solo, diciamo, il discorso di suonare il tamburo, diciamo, c'è anche molto forte il fatto fedele, il fatto l'atto di fede verso San Rocco. In genere molte persone si aggrappano alla grazia del nostro santo patrone che intercede presso Dio per un voto, una grazia, specialmente nei momenti di bisogno, di una malattia, di gravi malattie. C'è un modo di pregare? È anche un modo di pregare, anche un modo di poi di ringraziare, specialmente di rendere omaggio al nostro santo per una grazia ricevuta o per l'intercessione verso Dio, che faccia avere una mano d'aiuto, diciamo, specialmente in questo periodo con queste brutte malattie, il male del secolo, oggi più che mai anche con questa pandemia, diciamo, no? Oggi sentiremo il suono dei tamburi? Sì, oggi sì, si sente dopo il suono dei tamburi messa. Dopo la messa, sia in giro un po' per il paese, qui qua sul Sagrato, saremo transennati all'interno qua del Sagrato, proprio che ci sono le messe al posto dei fedeli, suoneremo qua, diciamo, all'interno. Buona festa. Buona festa, grazie. Allora, 9 e 19 minuti primi, ancora in diretta da Gioiosa Ionica, ci passano davanti, ormai siamo abituati, proviamo a metterci più a favore di telecamera. Abbiamo solo accennato prima
al ballo votivo, al suono dei tamburi. Allora io vi proporrei a questo punto un pezzettino di processione degli anni scorsi, anche per rivivere quell'atmosfera di festa. Torneremo subito dopo e vi racconteremo ancora qualcosa prima della Santa Messa, che vi ricordo comincerà alle 9:30. Subito dopo la Santa Messa il Santo verrà esposto qui sul Sacrato, quindi la possibilità di pregarlo tutti insieme, e vi diffonderemo questa immagine ovviamente in presa diretta. Torneremo tra poco.
Sì. Immagini degli anni scorsi che avete goduto per una festa che quest'anno non c'è. E qualcuno si è mobilitato, come per esempio il Comitato Festa, vi faccio vedere cosa stanno facendo, provo a passare da qui, lo faccio tutto in presa diretta, ci sono anche tante persone ovviamente, e anche l'inquadratura probabilmente ne risentirà, siamo in diretta. Allora, questo è il prodotto che hanno preparato per quest'anno il Comitato Festa. Avete fatto un nuovo calendario, sbaglio? Qualcuno mi dice qualche parola, no? Allora, c'è il nuovo calendario, lo dico io, va, lo faccio io direttamente. È il nuovo calendario 2022 dedicato a San Rocco, lo si fa ovviamente per raccogliere fondi. Comincia la Santa Messa, se non sbaglio. Allora entriamo in chiesa, andiamo per la Santa Messa. A dopo. Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, nella 22ª domenica del tempo ordinario il Signore ci invita alla conversione del cuore. Riconosciamoci peccatori chiedendo a San Rocco di intercedere per noi presso Dio, chiedendo perdono dei nostri peccati. Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto,
infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. Le osserverete dunque, le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come tutta questa legislazione che io oggi vi do? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Colui che cammina senza colpa pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per Sua volontà Egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle Sue creature. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Parola di Dio. Il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità per essere una primizia delle sue creature. Thank you.
con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, infatti i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavatura di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi nella celebrazione della festa di San Rocco, nostro patrono, il Vangelo di questa domenica interroga il nostro cuore, parla alla nostra vita. Tutto ciò che è furbizia, che è cattiveria, che è gelosia, che è maltrattamento, potremmo mettere tutte le negatività della nostra vita, nasce dal cuore incattivito dell'uomo. Oggi siamo invitati a purificare il nostro cuore, a chiedere al Signore di abitare il nostro cuore per trovare spazio dentro di noi, dentro le situazioni della nostra vita. Situazioni di giustizia, di verità, di legalità, mai di compromesso, mai di scendere a patti con il male. Questo San Rocco ce lo insegna, ma spesso noi non riusciamo a farlo nostro perché la mentalità, il modo di pensare, il modo di vivere dove ci troviamo condiziona la nostra mente e le nostre azioni, condiziona il nostro modo di fare, il nostro modo di essere. Ecco che allora noi dobbiamo essere quella classica mosca bianca in mezzo ad una marea di mosche nere. Dobbiamo fare la differenza come cristiani. Non preoccupatevi mai se vi criticheranno perché andate controcorrente, no, preoccupatevi quando vi adeguate alla massa, quando vi adeguate alla mentalità del mondo e non pensate più secondo Dio. Non pensiamo, mi ci metto io in primis, noi dobbiamo pensare secondo Dio, siamo chiamati a portare questo messaggio, quindi attenti alle tradizioni, come ci dice oggi il Vangelo di Marco, attenti a non essere vittima delle tradizioni esterne per perdere il cuore, l'essenza della fede. Ci cadiamo anche noi in tutto questo.
bellissime le nostre tradizioni, ma non devono essere il centro della nostra fede. Il centro della fede è Gesù, è l'Eucarestia. I farisei perdono qualcosa di importante, non guardano più con il cuore, non hanno più la carità negli occhi, non sanno più guardare all'ultimo e al povero, si sono allontanati dal popolo. Ecco l'errore dei farisei, quello gli rimprovera Gesù: il popolo non vi riconosce più come guida, il popolo non vi riconosce più come rappresentanti loro. È l'errore più grande. Eppure i farisei erano i sacerdoti del Tempio, erano coloro che guidavano la comunità. Non erano più riconosciuti tali perché erano rimasti vittime delle tradizioni del mondo. Allontanavano tutto ciò che diventava servizio, tutto ciò che significava mettersi in gioco per il bene della comunità. Ecco, questo è il messaggio che ci viene dato a noi oggi, e facciamolo nostro nel giorno di San Rocco. Rimettiamoci in gioco per la nostra credibilità, non la credenza, perché non bisogna avere credenza. Si è veramente cristiani se si è credibili. Questo è il messaggio che dobbiamo fare nostro oggi. Diventiamo credibili, ritorniamo ad essere credibili come cristiani, come accompagnatori degli ultimi, come responsabili di comunità, come preti, come pastori, come catechisti, in ogni situazione di vita, insegnanti, maestri di scuola, in ogni lavoro, in ogni situazione che facciamo, ritorniamo ad essere credibili. Altrimenti perdiamo il senso vero della nostra fede. Spesso non ci sporchiamo le mani per non uscire dal ruolo. Ecco, questo non ci deve appartenere, mai. Vivere il ruolo significa sporcarsi le mani, mettersi in gioco, dare sempre quel consiglio giusto. Magari quel consiglio non te l'accetteranno, non ti capiranno, anzi penseranno proprio male perché gliel'hai dato. Ma chi ti credi di essere? Ma cosa vuoi da me? Ma vieni tu a rompere le nostre tradizioni? Ma vieni tu a dirci che non ci dobbiamo sedere più qua o là o avanti o a destra? No, non si vive di tradizioni, si vive di cuore, di fede. Non è il posto in prima fila che mi rende grande agli occhi degli uomini e di Dio. È stare con gli ultimi che mi rende grande agli occhi di Dio. E mettermi a servizio degli altri che mi rende figlio e fratello di Gesù. Ecco, abbandoniamo allora tutto ciò che sembra al momento farci bene. I 5 minuti di gloria, l'attimo di gloria. Poi che mi resta? Il vuoto, perché manca la sostanza, manca il cuore, manca l'essenza. Abbandoniamo tutto ciò che è solo apparenza, tutto ciò che può farci vivere di celebrità. Non ci serve tutto questo. Quello che ci serve, ce lo dice oggi San Rocco, è un cuore nuovo, capace di amare, di vivere nella libertà, nella verità, nel confronto gli uni gli altri. Ricordatevi che se un giorno arriveremo a non confrontarci più, abbiamo perso, ha perso Gioiosa, ha perso la comunità, ha perso la Chiesa. Il confronto, questo chiedeva Gesù ai farisei: confrontatevi. Niente, non c'era più spazio per il confronto. Gesù era diventato scomodo in quella situazione, non c'era più spazio. E allora in quel momento arrivano le trappole, arriva l'inganno, arriva la calunnia. Ma sei il figlio di, ma chi ti credi di essere? Ma se ti abbiamo visto qua, ti abbiamo visto là, ma tu vuoi insegnare a noi? Non si tagliano le ali, credetemi, con quello che può essere la calunnia, il pettegolezzo, il sentito dire. Con le ali di Cristo si vola come le aquile, mai come le colombe o come i polli, che non volano ma volano bassi. Ecco, allora chiediamo questo: riapriamoci all'azione dell'amore di Dio, diventiamo testimoni giorno dopo giorno, come lo ha fatto San Rocco, imitando Gesù in ogni situazione di vita, nelle situazioni più difficili. Ha chiesto la preghiera al Signore, ha chiesto la grazia di Dio,
E allora quello che ci viene dato oggi, lo lascio a me come consiglio, ma ad ognuno di voi, coltiviamo silenzi. Ma veramente, coltiviamo silenzi che diventano preghiera, non che non dobbiamo parlare gli uni con gli altri, attenti, non quello. Coltivare silenzi che danno frutti, il seme che muore e produrrà l'albero fra 20-30 anni. Questa è la bellezza di questo Vangelo di oggi. Mai sentirci farisei, mai sentirci coloro che sono perfetti, che stanno al primo posto, che nessuno li può toccare, no, mai. Meglio essere toccati, meglio sporcarci insieme alla gente, perché è dal fondo, è dalla sofferenza, è dalle mani in pasta che noi capiamo come si può rinascere, come si può ricostruire. È impastando quella pasta che noi riusciremo di nuovo a fare un pane buono, gustoso, saporito, profumato. Questa è gioiosa, io sono convinto di questo. Gioiosa ce l'ha questo profumo buono, profumo di pane, quell'odore mattutino, quando passiamo e sentiamo questo odore, no, buono, che ci allieta, ci attira. Continuiamo a impastare insieme questo pane dell'amore, dell'amicizia, della fraternità, sapendo che il segreto più grande è cedere il posto a chi arriva per ultimo. Che bello, vieni, c'è un posto per te, è rimasto libero per te, ma quanto è bello. Ecco, questa è la bellezza della fede. Ringrazio l'amministrazione comunale, il nostro sindaco, sempre vicini e presenti, sempre attenti a questo confronto, ma veramente ringrazio di cuore, perché lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, di questo rendiamo gloria a Dio. Ringrazio veramente ognuno di voi che con fede ha camminato, con fede ha vissuto questa novena ogni giorno. Grazie a Padre Giuseppe, il parroco di questa comunità, mio caro fratello, amico e padre, Don Lorenzo, che è venuto qui con noi, fa parte della nostra comunità di parrocchie, il nostro seminarista Gino Maggio, l'unico seminarista della nostra diocesi, mi raccomando, pregate per lui, perché noi dobbiamo accompagnarlo fino al sacerdozio. San Rocco interceda per ognuno di noi, si prenda cura di ognuno di noi, curi le nostre piaghe, come quella che San Rocco ha sulla gamba. Curi quelle piaghe che a volte possono essere la chiusura, l'allontanamento, il perdere fiducia. Mai cadere in questa tentazione, perché significa mandare tutto in cancrena. Noi non vogliamo avere piaghe, noi vogliamo essere persone che si lasciano curare dall'amore di Dio, dal dialogo, dal confronto reciproco, gli uni verso gli altri. Sia lodato Gesù Cristo. Solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica,
professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo il Padre con fede per la salvezza nostra e del mondo intero. Preghiamo insieme dicendo: Signore, per intercessione di San Rocco, donaci un cuore sincero. Signore, per intercessione di San Rocco, donaci un cuore sincero. Signore, purifica la Tua Chiesa da tutti i pesi che soffocano la parola, perché essa risplenda nel mondo come luce di libertà e verità. Preghiamo. Signore, per intercessione di San Rocco, donaci un cuore sincero. Signore, libera tutti i cristiani da ogni osservanza puramente formale ed esteriore della Tua legge e dona loro di essere veri e sinceri con Te, con se stessi e con il prossimo. Preghiamo. Signore, per intercessione di San Rocco, donaci un cuore sincero. Signore, ispira in noi un atteggiamento responsabile e di cura nei confronti del creato. Donaci di riconoscere la Tua presenza nella bellezza della terra e nei Suoi doni. Preghiamo. Signore, per intercessione di San Rocco, donaci un cuore sincero. Signore, il mondo intero riconosca che anche il nostro è tempo di grazia, sebbene provato da problemi ardui che richiedono soluzioni spesso difficili. Preghiamo. Signore, per intercessione di San Rocco, donaci un cuore sincero. E preghiamo per tutti coloro che sono collegati attraverso Telemia. Ringraziamo l'amministrazione comunale anche per questa diretta. Ringraziamo tutti coloro che dal mondo si stanno collegando, gli ammalati, coloro che non possono essere qui presenti. Garantiamo per loro la preghiera qui davanti ai piedi di Gesù per intercessione di San Rocco, per Cristo nostro Signore. Amen. Sorelle, perché portando su questo altare la gioia e il dolore di ogni giorno possano essere graditi a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i tuoi figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, si è riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione, ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione
e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Rocco, San Giovanni Battista e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Carmela, Salvatore e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme nel canto come il Signore ci ha insegnato. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù,
Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Pace. Del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
la celebrazione della messa con il canto finale siete pregati di uscire tutti, tutti, nessuno escluso dalla chiesa, in maniera che chi è incaricato possa portare la statua sul frontespizio, alla porta. Per cui cortesemente uscite tutti quanti, restano solo le persone che io già ho stabilito che portino, senza fare confusione e senza creare problemi, d'accordo? Grazie. Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica per intercessione di San Rocco, nostro patrono, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. E 21 minuti primi, siamo tornati in diretta davanti al sagrato della chiesa di San Rocco. L'attesa è per il santo, che prenderà posizione proprio nel punto dove sono io, per essere in qualche modo mostrato al suo popolo, alla sua gente, e di lì prenderanno, buongiorno, prenderanno anche i tamburi di San Rocco, ovviamente. Allora, facciamo così, regia, io opterei per mandare un pezzo ancora della processione, vecchie processioni che abbiamo preparato per preparare, scusate il besticcio di parole, per preparare un po' l'ambiente per accogliere San Rocco. Allora andiamo con la processione e torneremo subito dopo in diretta. Ovviamente repertorio.
C'è già movimento in chiesa, il santo si avvicina rapidamente verso il sagrato. Siamo tornati in diretta, immagini che anche per non confondere i nostri telespettatori, prima era repertorio, ovviamente non c'è processione quest'oggi, quindi invito il cameraman a posizionarsi a favore dell'uscita del santo che sta per avvenire. Facciamo tutto in presa diretta e da lì poi cominceranno anche il rullio dei tamburi. C'è Don Francesco Passarelli che invita ancora la preghiera e noi la rispettiamo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco, siamo praticamente in presa diretta. Ed ecco, allo Spirito Santo, il momento atteso per l'uscita di San Rocco sul sagrato. Ecco, ancora qualche istante d'attesa, siamo in presa diretta, ve lo ricordiamo, da oggi alle 9. Tutto il popolo di Gioiosa, ecco la benedizione che annunciavo io prima, io si rivolge anche a noi Don Francesco. Che avete fallato e fallerete con fede, quando si potrà riprendere dopo il Covid, ora è come se veramente San Rocco desse un abbraccio da questa porta a tutti voi e benedice tutte le vostre famiglie e tutti voi che con fede ogni anno partecipate a questa novena. Ancora qualche istante d'attesa e poi avremo modo di vedere l'uscita dalla chiesa. Vado in sottovoce per non disturbare il silenzio che si è creato. Poi certamente quando uscirà fuori partirete voi. Lo sottolinea anche Don Francesco, il silenzio che si è creato. Silenzio di attesa. Eccola, l'attesa che è finita perché davanti parte l'applauso e arriva anche San Rocco. E partono anche i tamburi. Anche da Murisa Rocco, tutto in presa diretta, brividi davvero. Grandi, piccoli che scandiscono il ritmo dei tamburi di San Rocco.
non so se il mio audio continua ad arrivare, perché sarebbe davvero difficile avere... Datemi conferma se c'è il mio audio. È stato creato questo cordone, vedete, di sicurezza, quindi ha un senso unico per passare davanti al santo, a rendere omaggio, così come stanno facendo adesso i tamburi di San Rocco. Ed è l'immagine con la quale ci congediamo da voi, amici del territorio, perché sta domenica in piazza con la messa in onore di San Rocco. La linea può tornare alla regia per la sigla di chiusura. A tutti buona domenica, torneremo domenica prossima con un'altra sede, un'altra piazza. È sempre domenica, si sveglia la città con le campane, al primo dindon del Gianicolo, Sant'Angelo risponde.